da che parte andiamo? Ricerca. Anch'io voglio andare sul tapirulat. È troppo divertente. Pericolo. Con l'auto guanti. Addestramento guanti da guardia? Liberate i guanti! Stanno sentendo l'odore di Gary! Stiamo per vedere il prototipo di Sockworld. Sì, Sockworld, l'ottava meraviglia dei sette mari. Il prototipo sperimentale della città puzzolente del futuro. Siete pregati di non rimuovere mai la molletta dei panni perché, e sono serio, la puzza è proprio wow. La puzza delle calze puzzolenti è proprio wow. Fatti, vero piccoletto? Piccoletto, vieni qui! Finito! Oh, forse si è nascosto nella mia bocca! E lì dentro! Eccolo lì! Tiralo fuori, Dilly, sbrigati! Io non ho ancora fame! Andiamo! Fermo, un ladro! Quella è proprietà privata di Glamour! Dopo di lei, signore. No, il piccoletto non si vede, Patrick. Scusate se vi disturbo. Qualcuno di voi ha visto un bambino qui intorno? Wow! Questo è un laboratorio di robot! Forte! Ehi, il piccoletto si è mangiato il robot o il robot si è mangiato il piccoletto? Non lo so, ma probabilmente contro le regole. Prendiamolo! È quel dannato zuccone che mi ha staccato la testa! Nessuno può staccare la mia testa e pensare poi di farlo Frank! Io sono Hieronymus Glob! La Finger Fun Industries non condivide le sue opinioni. Piccoletto, sei bravo! Dai, fermati, Piccoletto! Oh, l'abbiamo preso! Vediamo se a quei dannati mammalucchi piace questo turbinoso giro di giostra. Appena usciti dalla sugatrice. Ma allora Sockworld esiste per davvero! E puzza proprio un sacco! No, Squiddy, devi guardare con la tua immaginazione. Ma cosa... Ah, è solo una tocaia!
Voi due siete come due cisti suppurate nell'incavo nasale di un cane pestilente. Che cosa ha detto? Gli insulti coloriti fanno parte del gioco. Figuriamoci. Allora, spiegami come si vince questo stupido gioco. Dato che è stato lui a sfidarci, dobbiamo avvicinarci a Bubblebass e toccarlo come acellai. Abbiamo tre possibilità, o per meglio dire, tre sfide. Sfide. Ragazzi, ci sono le spade! Ma tu guarda cosa mi tocca fare. Ok. Carica! Oh no! Ce l'hai! Hai perso! Mi abbiamo decapitato! Cerca di contenerti, è soltanto un pupazzo che ha fatto coi cuscini della mamma e un sacco a pelo. E tutto questo per un conto. Sei stato davvero magnifico, Squiddy, così forte e coraggioso. Sì, lo so. I vostri fondoschiena ulcerati appestano le alghe e inacidiscono l'acqua del mare. Tranquillo, ci penso io. Ah, sì! Beh, i tuoi cuscini sono pieni di ricci di mare e le tue camicie sono tutte al contrario. Ecco come aggiungere beffe agli insulti. Guarda quante cianfrusa! Lo so, è fantastico, lo so. Forza, ora sbrighiamoci. Bubblebass è dentro quello scatolone. Imbrogliato, che cosa facciamo? Nascondiamoci! Quella è la mia tovaglia della festa! Così imparate, brutti furfatti, che non siete altro! Non si rompono le cose degli altri! Tam tam tam! Scusa tesoro, ma devo scappare. Faccio tardi alla vendita di torte. Chi amami, ok? Ma mamma! Perché? Quindi avete un'aria davvero maestosa sul vostro possente destriero. Sì, sì, ora sì che vedo tutto. Sir, le tue ultime parole, misero Squiddy? Possano i ragni di tutti i mari accanirsi sulla tua testolina ottusa e farne cotanto scempio, salvando solo i tuoi occhi perché assistano alla tua umiliazione. Oh? Non male come ultime parole. Sir Squiddy, il vostro scudo. Ma quale scudo? Non mi serve. Mio eroe. Bubblebass, ti ha sconfitto! Paga il conto! Ebbene sì, mi hai battuto alle tre sfide mortali! Ma io sono al verde! La verità è che ho speso tutti i miei soldi in quelle scatole di cartone! Avevo ragione, Squiddy! Sto facendo più soldi io di Nettuno, che bello! Oh, my God.
Getta giù subito quel forcone, Crab. Oh no, l'ispettore sanitario! Esattamente, sono l'ispettore sanitario. Mi dispiace molto per lei, ma nei locali di un ristorante è contro la legge servire cibo agli animali. Non è igienico. Quindi dovrà chiudere il locale, a meno che lei non voglia fare una scelta chiara: persone o animali. Certo! Oh, ma sicuro! Io scelgo gli animali! Cosa? No! Non avete sentito, l'ispettore, che non è un animale, di andarsene! Non so, state qui, sloggiate! Benvenuto, vermiciattolo! Il nuovo Krusty Krab è il paradiso dei cuccioli! Accomodati pure e ricorda di ordinare da mangiare. Ok, sarà meglio che ordini io. Ehi, senti amico, potrei avere un Krabby Patty da portare via? Mi dispiace, non è possibile. Puoi provare ad andare dall'altra parte della strada. No, io non voglio mangiare in quel posto. La specialità della casa. Ah, è bello che i miei cuccioli mangino bene, ma io sono ancora affamato. Vorrei essere un animale da compagnia, così potrei mangiare dal pavimento. Ma tu stai già mangiando dal pavimento. Sì, lo so, ma vorrei poter mangiare anche i Krabby Patty dal pavimento. L'amico Rosa potrebbe aver avuto un'idea giusta. Se ci travestissimo da cuccioli, potremmo ingannare Krab e costringerlo così a servirci. Grande idea! Se volete farvi dei costumi, ho il posto adatto per voi. Perfetto! Invece cosa fare? Qualcuno ha visto la colla? L'ultimo posticino è per voi. Ecco. Oh no! Ma cosa? Molto bene, ragazzi. Anzi, Bau! Squiddy! Sì, mister. Krab? Perché tutti questi nuovi cuccioli non hanno un Krabby Patty? Questo è un ristorante, non è un rifugio. Chiaro! Buongiorno, caro amico coniglietto. Non è che per caso ti andrebbe di darmi un pezzettino del tuo panetto? Oh! Ecco, io stavo solo... dove regna la pace. Cosa? Lei è l'ispettore sanitario. È vero, è l'ispettore sanitario. Le persone e i propri animaletti devono poter mangiare tutti insieme. Sì. E adesso Krabby Patty per tutti quanti. Non paga la casa. Io adoro il dolce abbraccio del terrore. Voi due entrate prima che diventi il mio biscottino. SpongeBob, voglio che tu prepari una cena raffinata per me e la signora Puff. Lassi che mi dia una sistemata, Mr. Krab. Voilà! Un completo raffinato per una cena raffinata. SpongeBob non sa cucinare altro che robaccia unta e bisunta. Non è un gourmet ricercato come muoio. Non è vero, io so cucinare piatti squisiti. Una volta ho preparato un Krabby Patty con tre fette di pollo. Forse non dovrei fidarmi, Squiddy. Viste le tue grandi competenze, tu farei da supervisore. Come desidera. Perla, tu salirai a tavola. Ma papà, contavo di passare la serata a fissare il cellulare.
Rose. Aspetta! Oh, non è abbastanza raffinato per te! Che splendida presentazione! Aspetta! Oh. Non è abbastanza raffinato per te! Anche questo è abbastanza raffinato per il mio tesorino! Non deve essere tutto perfetto! Avanti, dammi qualcosa da mangiare! Sei d'accordo? Controllo a che punto è la portata principale, olè! Mi conviene preparare qualcosa di molto appetibile, altrimenti mi licenziano in una, ma due volte! Quindi lei ci licenzia dopo che ci ha licenziato? Praticamente ci assume. Sì! Ah, allora mi licenzio tre volte! No! Preparate qualcosa di commestibile, vi prego! Questo sembra che abbia un buon profumo. Corra! Non hai più scampo! Lascia che mi accerti prima della qualità, tesoro. Giù le chele del mio cibo, capito? Muoio di fame. Quello non è cibo, è SpongeBob. Devo fermarla. Dove pensi di andare con la mia cena? Quindi è tuo, prendilo al volo. No, lo voglio. Che schifo. Oh, davvero delizioso. Scusa, zuccherino, non so proprio come dirtelo, ma... Hai mangiato SpongeBob! Ehi, una candela! Oh, santo cielo, che tragedia! Prima o poi dovrai espellerlo, tesoruccio mio. Oh, allora sarà meglio andare all'ospedale. Ecco voi, la cena è servita! Perfetto di pane. Davvero perfetto. Però sono ancora affamata.
SpongeBob, conviene che uno vada da una parte e l'altro dall'altra. Ho pensato che tu potresti occuparti di quella metà di pubblico, mentre io mi occupo dell'altra metà. Credevo che avremmo passato tutta la giornata insieme. Lo so, mi spiace, anche per me è una delusione. Ma questa è un'idea fantastica, Squiddy! Adoro come anteponi le esigenze del Krusty Krab alle tue. È vero, lo faccio sempre, hai notato. Krabby Patty, Krabby Patty, caldi e fragranti. Io ne prendo uno, per favore. Arriva, signore. Che sta più attento. Ecco il suo Krabby Patty. Ehi, ragazzo, passami un Krabby Patty. Bei posti, vero? Ehi, posso avere un po' di senape? Senape per il signore, arriva subito. Grazie, ragazzo. Sarà facile come rubare i soldi a un bambino. È vietato salire sul palco. Torna subito al tuo posto. Ah!
ragazzi. È stato molto gentile tuo zio Fred a procurarci i pass per il backstage. Carinissimo. Devo cercare di parlare con Claire St. Clair. Sono sicuro che permetterà a un affisionato del clarinetto come me di suonare il suo strumento. Scusi il disturbo, signor custode. Potrebbe indicarmi come raggiungere i camerini? Dipende. Dov'è il suo pass per il backstage? Credo di averlo lasciato. Fa lo spiritoso, È una della band! Oh, questo deve essere il suo camerino. Finalmente ci siamo. Claire St. Clair, sono io, Squid Patrick. Mi spiace, non conosco nessuno di nome Squid Patrick. Razza d'idiota, cosa ci fai qui? Questa è la mia stanza. Non hai visto che hanno messo una stella attaccata alla porta? Dove sono i camerini? Sto cercando i Lost Tides. Io non lo so. Aspetta, scommetto che lo sa il mio amico Stan. Ehi, Stan! Ciao, Stan! Oh, ti spiacerebbe far vedere al mio amico dove sono i camerini? Non preoccuparti, mi prendo cura io di lui. Aiutami! Ciao, Squid Patrick! Divertiti! Ehi, dov'è il mio Krabby Patty? Anch'io ne voglio uno! Sono una macchina lancia Krabby Patty! I Goofy Scooper sono finiti! Troppo vecchio stile! Quello che vogliono i giovani è un nuovo sound! Un nuovo sound? Esatto! E ho trovato un nuovo numero che spacca di brutto! Salutate il DJ Two Scoops! Ma non esistono altri robot musicali a tema gelato all'infuori dei Goofy Scooper. Patrick, non cedere anche tu ai seducenti. Per favore, signor manager, deve dirci dove sono gli Scoopers. Stanno suonando in caffetteria. Si stanno esibendo all'anfiteatro di Bikini Bottom. Sono partiti in tournée. Niente di tutto questo. Ho gettato quei vecchi robot nella spazzatura. Non si esibiranno da nessun'altra parte ormai. Adesso piantatela, rovinate l'atmosfera del locale. Se volete piangere, fatelo fuori. Ok, aspetta un attimo, forse è un piano. Possiamo smettere di piangere. Ma io non stavo piangendo, stavo solo sciacquandomi gli occhi. Dicevi, scusa? Tu e io rimetteremo insieme i Goofy Scoopers per un ultimo concerto. Guarda, c'è Glam Glam! Diamogli addosso! No, che cosa fai? Siamo venuti con intenzioni amichevoli, ricordi? Vuoi che ti risponda? No. Come facciamo per convincerlo a suonare? Ho trovato! Faremo appello al suo intelletto con ragionamenti solidi e convincenti. Potete calmarvi, belli. Qualunque sia il vostro piano, io ci sto. Tiratemi fuori da questa gabbia di matti. Io ho il terrore dei clown, capite? Bene, siamo felici di saperlo, perché domani sera rimetteremo insieme la band musicale con un reunionzio che si terrà al Goofy Goobers. Finora sei l'unico che abbiamo trovato. Se può esservi utile, il contorsionista meno flessibile del circo sostiene di aver visto Bongos Bear in quel centro massaggi laggiù. Sì, confermo. Aiuto! Ok, andiamo, Patrick, mi sta venendo un altro piano. Aspettate, portatemi con voi. Buongiorno, mia moglie e io siamo qui per il massaggio di coppia. Ehi, io ti conosco, non sei Bongos Bear dei Goofy Scoopers? No, amico, ti confondi con un altro orso robot. Non mi piace neanche la musica, faccio solo massaggi io. Non dimenticare di insistere sui glutei. Hopla. Va bene, mi arrendo.
Sono proprio Bongos Bear! E ho la musica che batte nel mio freddo cuore di robot! Sì, sei fortunato! Stiamo organizzando il grande ritorno della tua band! Sì, dobbiamo solo rintracciare il polpo pianista! Oh, questo è facile! Un muratore che soffre di lumbalgia mi ha detto che Rock sta lavorando sul ponte per Shell City! Sì, confermo! Aio! Rocktibus! 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 Sei? Accidenti! Poco si è mentito! Non lo vedo da nessuna parte! Aio! Andate via, sto lavorando! Rocktibus! Siamo SpongeBob e Patrick e siamo tuoi grandi fan! E come no? Nessuno ricorda la mia musica! Non è un problema! Io non mi ricordo mai niente! Sentite, sono un robot che lavora adesso. Gli unici fan che mi interessano sono le vacche che transitano sul ponte. I loro colpi di clacson sono l'unico applauso di cui ho bisogno ormai. È la mia pancia. Se volete posso aiutarvi io. Sono DJ Two Scoops e sono un grandissimo fan dei Goofy Scoopers. Suoniamo insieme? È ora di andare! Preferisce cambiare i posti? Sì! Ti ho riservato lo scabello migliore dell'arena! Ah. Wow! È proprio il posto migliore dell'arena! Sembra davvero come il 3D! Se allungo la mano ho quasi la sensazione di toccare l'arbitro! La nostra prossima vittima! Volevo dire sfidante! Patrick Stella! Che forza! Il prossimo sfidante si chiama come me! Già, una vera forza, No, 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 no! Almeno no, possiamo no, dire no, che lo sfidante no, sia piuttosto no, bravo a lottare no, contro no, se stesso! Amico, che stai combinando? No, no, no! No, 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 no! No, no! No, 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 no! Aspetta, Patrick! Colla di pesci in gelatina sulla pancina! Bene, ecco fatto! Signore e signori, direi che il combattimento è finito! Cos'è successo? Sono appena diventato ricco! Antico Dalek, ce l'ho fatta, amico. Ho silenziato ogni campana della città, così non avrai più una crisi, amico. Oh, grazie, miglior amico mio. Non ho più alcun interesse a suonare le campanelle o a condizionare i miei clienti, perché adesso ho $1,000,000. Sì. Figliolo,
ti abbiamo visto combattere quest'oggi. Eri in televisione, siamo così orgogliosi di te. No, buongiorno, signori Stella. So che siete stati affettuosi, ma avete fatto un bel danno suonando la campanella quando Patrick doveva fare il bagno. Cosa? Non abbiamo mai suonato una campanella. Già, mai suonata. No. Non avete mai suonato la campanella? No, non te lo ricordi? Schiacciavamo la paperella di gomma. La mia paperella di gomma? Esatto, proprio questa. Ti riscalda fino al cuore della cucina, non è vero, Mr. Krabs? Beh, con il nastro adesivo sembrano quasi nuove. Paperella, chissà se fai sempre quack quack. Quack! Che ci rischiamo! Ascolta bene, Sheldon. Ora tu dovrai organizzare una serata romantica senza interruzioni. E finché questo non sarà avvenuto, nessuno di noi due potrà abbandonare il Chum Bucket. Quindi preparati! Ti conviene non mandare tutto all'aria questa volta. Bravi ragazzi, state andando alla grande. 2, 3, 4. Adesso è rimasta soltanto una sottile lastra di vetro fra me e quello che desidero di più al mondo. Ma perché la vita è così ingiusta? Tesoruccio, è pronta la cenetta? Ho molta fame. Sì, un attimo, ci siamo quasi, pasticcino mio. Cosa posso inventarmi? Pensa, Plankton, pensa. Che idea. Ma certo, Carrie non si accorgerà mai della differenza. Penso di avere tutto ciò che mi serve proprio qui. Patrick, potresti sentire un po' di solletichino. A me piace tanto. Ok, diamo un'occhiata al risultato. È stato bellissimo. Ops, mi stavo dimenticando. Ora tu hai un appuntamento con mia moglie Karen. Ci siamo capiti? Ma non posso, io sono Patrick. Sta tranquillo, tu tieni la bocca chiusa. Penso io a tutto quanto. La cena è servita, mia dolce nocciolina. Non ci posso credere come sono emozionata. Io adoro il mio maritino. E io adoro la mia care. Adesso mangiamo. Formula segreta del Krabby Patty, sto arrivando. Così un po' troppo forte, tesoro. Ahia, Plankton, che cosa stai facendo? Così va molto meglio. Bene, grazie, buonanotte. Meno male, ci è mancato poco. Lo so che hai preso tu la mia formula. Ridammela subito. Aprimi subito, Plankton. Lo so che hai tu la mia formula. Che sta succedendo? Come? Intendi questo rumore? È soltanto l'asciugatrice. Ho pensato di fare il bucato, così domani non dovrai farlo tu. Bacio, bacio. Oh, Sheldon, questa è la cosa più romantica che tu mi abbia mai detto. È fatta! La formula è ufficialmente mia. Andiamo. Lo so che sei lì dentro, Plankton. La formula! Grazie per averla custodita! È mia! Sheldon, oggi finalmente ti sei riscattato. Quindi voglio farti una piccola sorpresa. Dopo anni di ricerca ho finalmente sintetizzato i dati e sono arrivata a scoprire la formula segreta del Krabby Patty. Lascialo! Lascialo! Come vuoi, Krab? Chi ha bisogno di una vecchia copia cartacea in bottiglia quando posso avere una moderna versione scaricabile proprio via casa? Vabbè. Bene. La formula segreta è... Dillo, dillo, ti prego. Sheldon.
Domanda, chi è il vero Sheldon di noi due? Sono io, stupidotto. Sicuro? Guarda che anch'io sono Sheldon. No, solo io sono Sheldon. Non mi importa chi di voi due sia quello vero. Potete guardarmi entrambi mentre cancello la formula. Cara, il tesoruccio mio, dolcezza mia, per favore, parliamone un attimo. Vedi di non rovinare la serata, Plankton. Oh, buoni. Oh, finalmente. Questa sì che è una serata perfetta, Plankton. E grazie per tutta l'attenzione che mi stai dando così amorevolmente. Non ho potuto farne a meno, tesoruccio mio. C'è Patrick! Ciao! Oh, ma come siamo bravi! Patrick è mio amico! A volte capita che se mangia il cibo sbagliato passa in modalità verme! Non si sa mai quanto dura! Se tra qualche giorno non avrà imparato a comportarsi come si deve, dovrà stare chiusa in gabbia, come il macellaio! Si preoccupi, ci penso io. E poi è già addomesticato. Anche se non del tutto. Ci vorrà poco. Bene, Patrick. Da bravo vermetto devi imparare a fare delle cose. E come ricompensa riceverai un biscotto. Seduto. Beh, più o meno. Proviamo con un altro. Salta. Vogliamo provare a rotolare? Patrick, fermo! L'espresso Stella del Sud è in perfetto orario. Gary, ti ho portato un compagno di giochi. Mi spiace, immagino che sia per il rumore giusto. Senti, non mi interessa che tipo di strane e stupide feste organizzi a casa tua. Voglio però che tieni a bada quel pazzo scatenato. Io non so più cosa fare. Patrick è di nuovo in modalità verme, ma stavolta è fuori controllo. Non esiste verme che non possa essere domato, neanche quelli più imbecilli come Patrick. Quel che ci vuole è disciplina e amore. Squiddy, sei disposto ad amare Patrick? Neanche per sogno. Per favore, Squiddy, per me sei un ottimo addestratore di vermi, ti prego. Implorami. Ok, d'accordo. Signor Squiddy, cercavo giusto lei. SpongeBob mi ha detto che ha addestrato Patrick con disciplina e amore. Patrick, no, è un caso disperato. Ho provato a insegnargli seduto. Ok, beh, poi ho cercato di insegnargli il comando aspetta e non... Ruota. Dammi la zampa. Spara spaccata. Il pollo. La crocchetta di pollo. Fai l'architave. Adesso fai il morto.
Cavolo, obbedisce ogni suo ordine. Lei fa miracoli. Beh, non è mia abitudine vantarmi, ma... Davvero grande. A proposito, c'è un verme che non riusciamo a domare. Cosa? Portatelo qui, ragazzi! Le presento il macellaio! Non sei più un verme? No, mi sono ritrasformato ore fa, ma sai com'è? Volevo che Squiddy si convincesse di aver fatto un buon lavoro. Basta, mi sono stancato. Spero che non sia troppo adesso duro col macellaio. Seduto, fai quel che ti dico io. Buon pomeriggio, signori miei. Una splendida giornata, vero? Oh, muoviamoci. Arrivando qualcuno, nascondiamoci! Quella spugna dal cervello bucato dovrebbe essere a casa a dormire! Diamoci la candela! Un momento, il sospetto che SpongeBob stia cucinando nel sonno! SpongeBob è un sonnambulo ancora più addormentato di quando è sveglio. Guarda, puoi fargli quello che vuoi, non reagisce. Così rischia di svegliarlo. Passo. Quasi pronto. Maionese. L'ordine è servito. Perché non ci ho pensato io? Soldi, volevo dire pronto. Mr. Club. Basta, non ti canto più la ninna nanna, SpongeBob. No, sono Clatty Club. Plankton è un brutto tefo gigantesco. Vogliono rubare la formula segreta. La formula segreta? Arrivo immediatamente, ragazzo. Qual è il piano per aprire la cassaforte? Usiamo il trapano, gli esplosivi, il grande condisore di aliccioni. No, preferisco usare la combinazione. Perché non ci ho pensato io? Quasi sento il gusto del mio succulento Krabby Patty. La formula segreta è mia, miam, miam. Prima dovrei passare sul mio carapace, Planto. Crepe! E subito dopo dovrei passare anche sulla mia spugna, Planto. Dì al tuo brutto ceffo gigantesco di consegnarmi la formula, Planton. Papino, sono un servitore, non un brutto ceffo. Restane fuori, Perla. Perla, che cosa ci fai con il mio acerrimo nemico? Perché Plankton è il mio principale papino. Stavo solo seguendo il tuo consiglio, lo ricordi? Un bravo dipendente, eseguì gli ordini partiti dal capo. Sì, ma non sei il tuo capo, Oh, io la mia stupida bocca. Tesoro, non devi lavorare per questo perdente. Su, dai al tuo papà la formula e dopo potrai venire a lavorare per me. Ormai è troppo tardi, Crebbe, perché tua figlia lavora per il sottoscritto adesso. Io ti restituirò la formula, papà, ma una sola condizione. Triplicami la paghetta e non dovrò più lavorare per nessuno d'ora in poi. Triplicare? E va bene, hai vinto. Desolata, signor Plankton, ma io mi licenzio. Per il grande Nettuno ha intenzione di mangiarmi. Puoi scordarti la lettera di referenze.